La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Date queste differenze, se il Concilio avesse previsto il passaggio dal vecchio al nuovo altare, avrebbe pure specificato l'eliminazione o la sostituzione degli elementi precedenti. Dunque, le parole da cercare nella Sacrosanctum Concilium sono la parola cupola, ma è assente. La parola croce, quella posta sopra l'altare. Ma non c'è nessun riferimento a questa croce. Vi sono tre richiami biblici riferiti a Gesù. Poi dovrebbe essere presente la parola balaustra, ma è assente. E insieme alla balaustra anche la parola cancelletto, ma anche questa è assente. Quindi la parola gradini, ma è assente. Dunque, nulla è stato scritto nella Sacrosanctum Concilium circa il loro accantonamento o eliminazione. Pertanto, secondo il Vaticano II, questi elementi avrebbero dovuto continuare ad essere utilizzati nelle messe. Invece, la parola altare e la parola tabernacolo sono presenti nella Sacrosanctum Concilium. Indaghiamole. A. Parola tabernacolo. La parola tabernacolo compare una sola volta. Articolo 8. Siamo proprio agli inizi della Sacrosanctum Concilium. Nella liturgia terrena, la messa che si fa, noi partecipiamo per anticipazione alla liturgia celeste, in cielo, che viene celebrata nella Santa Città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio, quale ministro del santuario e del vero tabernacolo. Cioè, il vero tabernacolo è in cielo. È Gesù stesso. Tabernacolo, quindi, insieme con tutte le schiere delle milizie celesti, cantiamo al Signore l'inno di gloria, ricordando con venerazione i santi, speriamo di avere parte con essi. Aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando Egli comparirà. Egli che è la nostra vita e noi saremo manifestati con Lui nella gloria. Tutto qui. Nessuna indicazione circa la modifica della posizione del tabernacolo da attuare successivamente. Quindi, secondo il Vaticano II, non sarebbe dovuto essere spostato. O, in positivo, sarebbe dovuto rimanere dove è sempre stato. B. Parola altare. Compare una sola volta. Articolo 41. Dal titolo La vita liturgica nella diocesi e nella parrocchia. Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge. Da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi, che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale. Cattedrale dove c'è la cattedra, dove il vescovo siede e pronuncia gli insegnamenti per il popolo. Convinti che c'è una speciale manifestazione della chiesa nella partecipazione piena attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, quando sono tutti insieme, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera,
al medesimo altare. Tutto qui. Cui presiede il vescovo, circondato da suoi sacerdoti e ministri. Cioè, sta richiamando che la messa dove c'è il vescovo, con tutti i sacerdoti e tutto il popolo nella cattedrale, in quell'altare, tutti allo stesso altare in concelebrazione, è una super messa, cioè una manifestazione particolare. Convinti che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva. Come si vede, non viene indicata la necessità di edificare un nuovo tipo di altare, quello a forma di tavolo o di ripiano che vediamo comunemente oggi. Dunque, nulla circa la sostituzione dell'altare precedente, nulla sulla nuova forma, nulla sulla sua posizione rispetto al passato, perché prima era in un punto della chiesa e adesso viene spostato un po' verso il centro, perché deve trovarsi tra il celebrante e il popolo. Niente. Tuttavia, la parola altare compare una volta anche al plurale, altari, all'articolo 128. Guarda caso, si tratta dell'articolo più importante per la riforma della messa del 1970, perché Paolo VI, con la sua attuazione della Sacrosanctum Concilium, ha dimostrato di aver ridotto tutto il documento a questo solo articolo, ossia l'ha sfruttato fino in fondo, ne ha abusato. Articolo 128, la legislazione sull'arte sacra. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'articolo 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri, cioè la chiesa, l'involucro esterno, la forma e la erezione degli altari. Ta-ta-ta-ta. Però si parla di erezione degli altari, infatti gli altari erano sollevati rispetto al piano dei fedeli. C'erano i tre gradini e si trovavano in alto, per questo usa il termine di erezione. Quindi anche il termine fa riferimento agli altari presenti al tempo del concilio. Non parla di nuovi altari. I nuovi altari infatti si trovano qualcuno al piano dei fedeli. E poi, dopo gli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo. Ecco dove ha abusato anche per questo elemento, da un punto di vista giuridico. Però, altari, tabernacolo, quelle norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite. Quello che ha fatto Paolo VI. Quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte. Evidentemente c'erano qualche regola che non era mai stata introdotta. E poi nient'altro. Alla forma della sacra suppellettile e gli indumenti, la forma della suppellettile, non degli altari. Però ciò che ha fatto Paolo VI, se giuridicamente potrebbe essere definito legale, è comunque lecito da un punto di vista legale più ampio?
Perché il 128 è il terz'ultimo articolo della Sacrosanctum Concilium. Ancora altri due e poi è finito. Pertanto, tutto quanto scritto in questo articolo, su questi elementi, la forma, l'erezione degli altari, la disposizione e sicurezza del tabernacolo eucaristico, è stato fatto in riferimento anche a tutti i 127 articoli precedenti. Di conseguenza, qualsiasi attuazione dell'articolo 128 deve prima rispettare tutti i precedenti 127 articoli. E come constatato, in quelle 127 possibilità non sono state trattate minimamente le questioni di nuovi altari a forma di tavolo, del decentramento del tabernacolo dall'attenzione dei fedeli, messo una volta qua, in un'altra chiesa là, dell'orientamento del celebrante, della eliminazione dei gradini, della eliminazione della balaustra, eccetera, della lingua. Niente. La Sacrosanctum Concilium è un solo articolo? No. E indagatore, qua c'è il prossimo video.